Ciao ragazze, nuovo video tutorial. Questo sarà un video sempre su un paio di orecchini con come ciondolo questo qui della Tour Eiffel. Semplicissimo anche questo, ci servirà una monachella, due anellini, un chiodino con la soletta già fatta, una perla nera e appunto il ciondolino con la Tour Eiffel. Allora, iniziamo e poi giustamente le pinze. Anche questa qui. Allora, cosa dobbiamo fare per iniziare? Prendiamo il nostro chiodino e uno degli anellini e molto semplicemente lo inseriamo e insieme inseriamo anche il ciondolino a Tour Eiffel e poi andiamo a richiudere in questo modo. Sempre molto stretto per non rischiare che si stacchi. E questa è la nostra prima parte, la prima parte del nostro ciondolino. Poi cosa fare? Prendiamo la nostra perlina e la inseriamo nel chiodino, in questo modo. Poi, per non lasciare tutta questa cosa di chiodino, prendiamo le nostre tronchesine e tagliamo una parte, lasciate più o meno un centimetro giusto per fare la soletta. Poi prendete le pinze a punta conica e andate a creare l'asolina in questo modo qui. Naturalmente cercate di farla il più dritta possibile. Oh, io esco sempre dall'inquadratura, così. Poi prendete l'altro anellino e lo inserite nell'asolina. In questo modo. E poi prendete la monachella e anch'essa la inserite nell'anellino. E semplicemente andate a richiudere, sempre molto stretto. Ed ecco qui il nostro orecchino finito. Come vi ho detto, è molto semplice ed è anche molto veloce da fare. Ve lo metto qui. Eccolo qua, carino e semplice. Tutto così. Ho lasciato il chiodino troppo lungo, ma è semplicissimo, questi errori possono capitare. E allora, se in caso vi capitasse anche voi, semplicemente prendete i due paia di pinze e andate a, se ce la faccio, a riaprire l'anellino. Togliete anellino e monachella, riaprite la nostra lasolina e andate a tagliarne un piccolo pezzo, così. E semplicemente andate a ricreare l'asola, in modo che venga più corta. E poi, esattamente come avete fatto prima, l'andate a rimontare e poi a richiudere. Ecco fatto. Come vedete, con il chiodino più corto è molto più carino. Però ragazze, anche i più esperti credo che a questi errori capitino, quindi potrebbe benissimo capitare anche a voi e, come avete visto, è molto semplice riparare a questi errori. Questo è l'orecchino. Naturalmente, ragazze, io questi orecchini che mi vedete fare o che avete visto nei miei video precedenti, non quelli tutorial perché sono i primi che faccio, sono in vendita. Se siete interessate me lo dite, li faccio anche personalizzati.
Quindi se vi piace questo orecchino, ma la perla nera non vi piace, la volete di un altro colore, ve la posso mettere, non so, adesso qui ho due colori di perle, vedete? Posso mettervela marrone, ve la posso mettere lilla, ve ne posso mettere due piccole anziché una grossa, ve ne posso mettere una più grossa. Ve le posso fare personalizzate e voi naturalmente potete mettere la perla che più vi piace. Io in questo caso l'ho usata nera perché mi piaceva nera, però voi potete farla come più vi piace. Niente ragazze, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Io vi mando un bacione come sempre e alla prossima. Ciao!